Le notizie economiche e finanziarie più importanti di questa settimana e questo Week in Review. Sono uscite le notizie proprio oggi sulla crescita economica del terzo quarter, quindi terzo trimestre per la Cina. E se vi andate qui a se cliccate qui su questo link, quest'altro dato dove c'è proprio tutta quanta, potete andarvi a leggere i vari dati. Oggi voglio focalizzarmi su due dati. Uno è il retail sales, perché la Cina, ragazzi, è quella che sta mostrando più i muscoli rispetto alle altre nazioni. Ma perché? Perché è stata la prima ad entrare nel lockdown e a creare la frattura supply and demand, ma anche la prima poi ad aprire di nuovo l'economia al pubblico, ai consumatori. I retail sales continuano ad aumentare, quindi dato positivo, e se vado, mi sembra che il dato era 7.3%, lo potete leggere qui. Fondamentalmente sta andando bene, e trimestre dopo trimestre i dati stanno aumentando, quindi questo è un primo valore. All'interno di questo report trovate anche il GDP, ve lo faccio vedere qua su questo grafico, che è più semplice da guardare, ma ripeto, ve lo potete tranquillamente andare a leggere qua. Il valore del GDP è riportato proprio all'inizio. Vedete che il GDP per il primo quarter del 2020 era sceso al 6,8% su base annuale. Era incrementato del 3,2% per il secondo quarter e siamo ancora su del 4,9% per il terzo quarter. Lo vedete infatti proprio rappresentato su questo grafico. Vedete che recupero a V ed siamo ad un passo dal prodotto interno, dal GDP, prodotto interno lordo, gross domestic product della Cina rispetto a prima del lockdown. Quindi questo è un dato importante che ci continua a dire che la Cina sta recuperando e sta recuperando bene. Altro dato importante uscito qui su Eurostat, quindi parliamo dell'ufficio statistico per la Commissione Europea, ovvero è uscito, aspettate, fatemelo vedere qua, il 19, la produzione nelle costruzioni, il settore delle costruzioni, che è un settore molto importante. Se cliccate su questo link vi si apre questo PDF e quello che notiamo è che il settore della produzione la produzione nel settore delle costruzioni è salita del 2,6% in area euro e del 2,4% in Unione Europea. Però attenzione, il dato va sempre visto e paragonato allo stesso periodo dell'anno precedente e siamo giù dello 0,9% rispetto ad agosto del 2019. Quindi eccolo qui, vedete che la linea, c'è stato questo recupero a V, non siamo ancora arrivati ai dati del pre-Covid, ma ci siamo veramente veramente vicini. E qui potete andare a vedere i vari paesi, quindi lo spaccato per paese. Non abbiamo ancora il dato italiano, abbiamo il dato della Svezia, ma avete il dato di tutti quanti gli altri paesi che fanno parte dell'euro area, ed eccoli qua. Quindi potete andare a vedere chi sta soffrendo di più, chi sta soffrendo di meno. Guardate qui l'Irlanda, meno 42,5%, la Grecia meno 13%, la Francia meno 21%, e poi andremo a vedere anche quando verrà aggiornato il dato italiano di che dato stiamo parlando. Ma quello che voglio farvi vedere è questo grafico. Ecco, questo è il grafico importante che spiega qual è la mia visione. Questo grafico ci dà la velocità della base monetaria che sicuramente sta aumentando dal punto di vista delle banche centrali, perché le banche centrali, quando iniettano liquidità comprando titoli di Stato e abbassando i tassi di interesse, che cosa fanno in realtà? Aumentano la base monetaria, ma la base monetaria necessariamente non si riversa sui mercati e quindi non necessariamente crea inflazione. Quando è che si crea inflazione? Si crea inflazione quando questo grafico qui, la velocità monetaria, non fa altro che risalire. Adesso sta scendendo, quindi motivo per cui infatti adesso siamo in un momento di deflazione. Vi ho detto, non siamo in un momento di inflazione, ma siamo in un momento di deflazione. Quindi addirittura per molti paesi siamo in un territorio negativo, meno 0,3 punti, meno 0,4 o prossimi all'unità. E
Questo, ragazzi, perché non si sta verificando l'inflazione, intendo? Perché finché non avvengono due fenomeni, sul mercato si devono verificare due fattori, due protagonisti per l'inflazione. Una, le banche devono cominciare a dare prestiti, a prestare questi soldi che fondamentalmente, immaginate, siano stati messi nelle casse delle banche, perché la banca centrale, quando compra titoli di Stato, e addirittura come è successo per la Federal Reserve, e la banca centrale comprano addirittura corporate bonds, quindi obbligazionario di aziende, questi soldi finiscono nelle banche, nelle casse delle banche, e le banche possono decidere, e dovrebbero, per stimolare l'economia, di cominciare a prestare soldi, e quindi questi soldi vengono prestati a chi ne fa richiesta. Immaginate a noi cittadini per comprare delle case, o per chi ha piccole e medie imprese, per sostenere la piccola e media imprese, aiutare le aziende che chiedono magari dei leasing e dei prestiti per riuscire ad andare avanti e non dover licenziare. E quindi da una parte le banche devono concedere questi prestiti, dall'altra il secondo attore importante è che ci siano persone e entità che richiedono i prestiti, perché le banche possono essere anche propense a dare prestiti, ma se poi, diciamo, la fiducia dei consumatori, la fiducia delle aziende è bassa nei riguardi dell'economia, magari non vogliono esporsi e aumentare il loro debito, quindi che fanno? Non comprano, non investono per quanto riguarda le aziende, non chiedono finanziamenti, non chiedono mutui, ed ecco che quei soldi rimangono base monetaria e non tendono ad aumentare l'inflazione. Questo fenomeno avverrà sicuramente, a un certo punto avverrà, ecco perché dico, per ora è come se stiamo gonfiando le casse delle banche, ma a un certo punto queste casse dovranno in qualche modo svuotarsi, ed è in quel momento, e tenete d'occhio questo grafico, lo trovate sul sito di Fred Economic Data, e si chiama Velocity of MZM Money Stock, controllatelo di tanto in tanto, perché quando vedrete questa curva girare e salire, beh, allora probabilmente staremo andando incontro ad una inflazione che potrà galoppare e aumentare. Però per ora condivido il pensiero che poco fa ho fatto vedere qua sul mio canale Instagram di Larry Summers, che ha detto che non ci sarà inflazione. Quindi sono d'accordo che in questo momento non ci sarà inflazione, ma starei molto attento ad estendere questa stessa affermazione nei prossimi semestri o nel prossimo anno, perché le cose potrebbero radicalmente cambiare. Notizia di oggi sulla produzione nelle costruzioni ad agosto nel 2020 in Italia, pubblicata dall'Istat, e il dato in sé è un dato positivo, perché ad agosto su base mensile l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni è aumentato del 12,9%, ok? Però attenzione, come al solito, bisogna sempre confrontarlo con il periodo dell'anno scorso. Bene, confrontato con il periodo dell'anno scorso, a partire degli ultimi 8 mesi, quindi da gennaio 2020 ad agosto 2020, quello che vediamo è che c'è stata una diminuzione del 14,4% rispetto allo stesso periodo, quindi gennaio-agosto del 2019. Quindi sta crescendo questo valore, ma siamo ancora lontani del 14,4% dal numero dell'anno scorso, ok? E qui possiamo vedere quello che è successo, e qui poi potrei, come al solito, avere i vari spaccati della produzione di questo dato sicuramente importante. Ripeto, produzione nelle costruzioni, e qua vi dice anche come viene osservato e come viene calcolato. Vedete, potete andare a vedere le fonti e la metodologia di calcolo logaritmico, eccolo qui. Vabbè, per i più tecnici potrei vedere tutti quanti i dati, ecco perché a me i dati, ragazzi, mi piace sempre andarli a vedere dalla fonte ufficiale, perché lì mi vengono date tutte le informazioni. Ok, però passiamo alle notizie più fresche. Notizia sull'oro, ragazzi: è uscito qui sul il World Gold Council, ha fatto uscire il suo report, che non è nuovissimo, è di inizio ottobre, del 7 ottobre, ma non l'avevamo commentato insieme, e lo sono andato a riprendere perché stavo un po' guardando, cercando di capire bene che cosa, fatemi reingrandire la schermata. Quello che volevo andare a vedere era un po' quest'oro che cosa può fare, quale sarà il prossimo movimento dell'oro, e come spesso vado a fare analisi fondamentale anche sui movimenti delle banche nei confronti dell'oro, no? Ed è successa una cosa strana questo mese, ad agosto, o meglio riportata ad ottobre, ma il dato è il mese di agosto. Le banche centrali
hanno cambiato la loro, le loro posizioni, il loro posizionamento sull'oro, e da net buyers, quindi da banche centrali che acquistano oro, sono diventate net sellers, venditrici, quindi da acquirenti sono diventate i venditori, e per la prima volta da un anno e mezzo. Quindi diciamo che è un fenomeno, è una situazione piuttosto particolare, perché non si verificava da un anno e mezzo, no? E infatti le banche centrali globali, quindi è una media quella che stiamo, di cui stiamo parlando, guardate qui, hanno venduto 12,3 tonnellate in un mese di oro, e quindi continua questa tendenza di un accumulo molto inferiore rispetto ai precedenti anni, e in particolare le vendite sono arrivate dall'Uzbekistan, che ha ridotto le sue riserve di oro di 32 tonnellate. Ok, ci sono ancora paesi che stanno acquistando, c'è l'India che acquista, c'è la Turchia che sta acquistando insieme all'India tanto, 4 tonnellate, gli Emirati Arabi, Qatar, Mongolia, Kazakistan, quindi non è che stanno tutti vendendo, ma la media è una tendenza alla vendita. E qui guardiamo il grafico e possiamo vedere le percentuali dal primo quarter del 2000, ma magari a noi interessa andare meno indietro, così vediamo un grafico più preciso. Guardiamolo da Q1 del 2000, eccolo qua, Q1 del 2018, vedete che queste sono le aziende che stanno, le banche centrali che stanno aumentando le loro scorte, ma come vi ho detto prima ce ne sono altre che stanno invece vendendo, e soprattutto dal punto di vista globale sembra proprio che stiano vendendo più che comprando. Quindi questa è un'informazione importante anche per cercare di capire dove potrebbe andare l'oro, ok? Avere questa informazione fondamentale la reputo molto importante. Allora andiamo a vedere il Consumer Price Index, quindi inflazione in UK. Inflazione in UK, quello che vediamo è che il Consumer Price Index, che include anche il CPIH, ragazzi, il CPIH è il Consumer Price Index dell'housing, quindi anche i costi di occupazione delle case, a livello dei 12 mesi, quindi l'inflation rate era 0,7 a settembre del 2020 e 0,5 ad agosto del 2020. E la cosa interessante è non solo andare a vedere come si è mosso, se è aumentato o diminuito, ma la cosa per me importante, eccolo qui il CPI, in cui sul grafico lo potrei vedere, il CPI di settembre è 0,5, il CPI di agosto era 0,2, quindi è aumentato da 0,2 a 0,5, ma la cosa che a me, che ormai avrete capito, interessa di più quando vado a vedere, quando vado a studiare l'inflazione e come stanno aumentando i prezzi all'interno del paniere del Consumer Price Index, è soprattutto in quali settori, che quali settori hanno portato l'inflazione in questo caso a crescere o a scendere in altri casi, no? Quindi questo è il grafico ufficiale ed è davvero poco leggibile, ragazzi, quindi ve ne ho preso un altro più semplice da leggere, e quello che noto è che i trasporti e restaurant e hotels sono aumentati tanto rispetto agli altri settori. Quindi nei trasporti, ragazzi, c'è anche l'acquisto di macchine. Ricordiamoci che abbiamo visto, perché questo dato l'abbiamo riportato, soprattutto il settore dell'acquisto di macchine di seconda mano, quindi non nuove ma usate, l'usato in America ma anche in UK è schizzato alle stelle. Il Consumer Price Index stiamo guardando, ragazzi, è per la Gran Bretagna, E un'altra cosa che notavo è che 5 aziende su 12, 5 settori su 12 sono in deflazione. Per esempio food and non-alcoholic beverages sono in deflazione, furniture and household goods, quindi i beni per la casa, sono in diminuzione, recreation and culture è in diminuzione. Quindi molto molto interessante andare a vedere sempre questo spaccato. E poi abbiamo anche il Producer Price Index, che è l'indice dei prezzi per i produttori. È importante anche questo, ragazzi, perché se i prezzi, il PPI, così viene chiamato, se il PPI sale, vuol dire che a un certo punto saliranno anche i beni che l'industria deve produrre, perché se le industrie stanno pagando di più alcuni prodotti, è normale che nel ciclo poi di produzione e poi di vendita necessariamente questo si rifletterà sul venduto. E a meno che in caso di deflazione, e siamo in deflazione, quello che può succedere è che il Producer Price Index sale,
ma visto che non la consumer confidence, la fiducia dei consumatori è bassa, siamo in deflazione e quindi i consumatori tendono a non spendere, a spendere di meno perché hanno capito che più andiamo avanti nel tempo e più quei beni li pagheranno di meno, allora capite che si crea un grande problema perché le industrie devono scendere di prezzo per poter vendere e far comprare a, a dei consumatori che non vogliono spendere in questo momento, ma se stanno pagando di più le materie prime si crea uno squilibrio e questa potrebbe portare ad una ad un assetto piuttosto grave. Quello che volevo farvi vedere, come al solito, è quali sono, eccoli qui, quali sono i prezzi che hanno contribuito a che cosa? Non l'abbiamo visto, scusate, non vi ho fatto vedere il dato. Vedete che qua ad agosto stavamo ad un PPI di 111 e adesso siamo a 112,2, quindi è aumentato un po', e andiamo a vedere che cos'è che l'ha fatto aumentare. Innanzitutto vediamo che è in deflazione, che cosa secondo voi? Il petrolio. Il petrolio è in grandissima deflazione, 0,27 sul mese, meno 1,58 sul, sui 12 mesi. Il chemical and pharmaceutical sono aumentati, food and products, tobacco and alcohol, e abbiamo visto che invece tobacco and alcohol si sono abbassati, almeno in UK, e quindi già qui vediamo la prima problematica, l'equipment per i trasporti. Quindi interessante vedere anche questo spaccato. Ragazzi, altra notizia importante, sapete che questo è un dato che a me piace molto, è uscito il dato dei building permits in America, negli Stati Uniti, e quindi stiamo parlando delle new residential construction. In particolare vedete qua abbiamo 1.553.000 permessi di costruzioni che sono stati accordati nel mese di settembre, qui parliamo di settembre. Se guardiamo il grafico ci ha fatto vedere un rimbalzo da luglio-agosto rispetto a settembre. Infatti, se andiamo a vedere qua i building permits, quello che vediamo è che il valore è aumentato a settembre del 5,2% rispetto ad agosto. Agosto avevamo 1.476.000 permessi, adesso a settembre ne abbiamo 1.553.000, scusate, mi sono impicciato con i numeri. Perché è importante quest'indice? Ormai lo so, lo sapete se seguite le mie dirette, ma magari c'è qualcuno di nuovo che non lo sa. Ragazzi, il settore delle costruzioni si trascina dietro tanti altri settori. Innanzitutto dovete capire una cosa, che per richiedere i permessi al governo e ottenerli bisogna pagare, ok? E quindi che vuol dire che se i costruttori lo fanno hanno una visione, diciamo, più rosea, più positiva che negativa dell'economia, no? Altrimenti non comincerebbero a costruire, non spenderebbero soldi per chiedere i permessi. Quindi chiedere i permessi costa soldi e già questo ci dà un'indicazione. Ma quando poi cominciano, vedete qua, housing starts, questo è l'inizio delle costruzioni, perché non tutti i permessi immediatamente si trasformano in costruzioni, quindi dal punto di vista dell'housing start, a settembre siamo aumentati dell'1,9%, hanno cominciato quindi le costruzioni, l'1,9% in più di unità rispetto ad agosto, quindi importante anche questo dato. E dicevo che il settore delle costruzioni si porta dietro tanti altri settori, perché per costruire case servono prodotti, serve manovalanza, servono materie prime, e capite bene che il fatto che dal punto di vista economico il settore delle costruzioni continui a crescere è sicuramente un dato estremamente positivo. Andiamo a vedere un po' le notizie della giornata. Voglio partire con questa notizia purtroppo negativa pubblicata su Bloomberg Quint. Non sono abbonato, ma ho due articoli al giorno, li posso leggere. Ragazzi, stavo leggendo questa visione che è davvero davvero negativa per l'Italia e per la Francia. Pensate che un'azienda su cinque, parliamo delle PMI, delle piccole e medie imprese, che per quanto riguarda l'Italia ma anche la Francia sono il cuore economico, perché l'Italia non è fatta da mega aziende come magari può essere un'economia forte e grande come quella cinese o americana, no, è fatta di tante piccole e medie imprese, e è stato fatto un survey da McKinsey ed è uscito fuori che un'azienda su cinque nei prossimi sei mesi presenterà la bancarotta, ovvero insolvenza. Ragazzi, insolvenza, questa parola me la sentirete tirar fuori sempre più spesso nelle prossime dirette, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché secondo me sarà la crisi a cui andremo incontro. Adesso purtroppo l'economia sta seminando, ma quello che sta seminando oggi, e non stiamo seminando buoni frutti purtroppo, verrà raccolto tra qualche mese, e quello che raccoglieremo saranno tante banche rotte, tante aziende che saranno insolventi, che non riusciranno
a pagare i debiti e quindi dovranno licenziare, e a catena che cosa succede? Che chi verrà licenziato e perderà il posto di lavoro magari non riuscirà, magari riuscirà a farlo per qualche mese, ma poi non riuscirà a pagare dei debiti. Immaginate se è acceso un mutuo per una casa, e capite bene che è un domino, è un effetto domino. Secondo me l'insolvenza, ripeto, me ne sentirete, in questo periodo sto ancora più attento a quello che sta succedendo lato piccole e medie imprese, lato households, ovvero gruppi familiari, dal punto di vista dell'insolvenza. Quindi questo per dirvi che saranno dati che vi riporterò sempre di più. Fatto sta che in Francia e in Italia la situazione, ma vedete anche in Spagna, guardate qua, questo è nel rosso, vedete quali sono è un survey che è stato fatto da McKinsey, quante aziende pensano che l'economia sarà estremamente debole o estremamente forte. Guardate qui anche la Spagna che visione ha dell'economia. Quindi questo è un articolo molto, purtroppo molto negativo, ma anche molto importante. Come al solito non possiamo non vedere alcuni dati e non leggere alcuni messaggi. Questo secondo me è un messaggio molto molto importante. Ok, allora continuiamo un po'. L'Energy Information Administration, leia.gov, ha fatto uscire il solito report settimanale sul petrolio. Ragazzi, ieri c'era stato anche il report dell'API che aveva detto che negli Stati Uniti le scorte sono aumentate di petrolio, e questo non è mai positivo. Perché non è positivo? Perché se le scorte aumentano in un momento in cui siamo in poca richiesta, vuol dire che vi ricordate che cosa era successo con il future del petrolio quando era andato in negativo? Perché praticamente nessuno voleva più petrolio perché erano saturi di scorte, non c'era domanda, e quindi il prezzo è praticamente crollato in territorio negativo. Quindi è pericoloso per questo motivo. Quello che leggevo, e lo stavo leggendo poco fa in tempo reale, quindi lasciatemi un attimo il tempo di ritrovare quello che volevo, è che la produzione è rimasta alta da aprile, e particolarmente in Arabia Saudita, dove il crude oil, quindi la produzione esterna di crude oil, è arrivata a 11,6 milioni di barili per giorno in aprile. Ok, pensate che questo output è il più alto in termini di produzione di petrolio dell'Arabia Saudita registrato dall'EIA dal 1993, in un momento in cui la produzione dovrebbe essere invece bassa. Vi ricordate che l'OPEC ci ha detto che ha tagliato la produzione giornaliera e la taglierà ancora di più dopo dicembre del 2019, e attenzione, perché questo potrebbe, a questo punto andiamo a vedere subito che cosa sta facendo il petrolio, potrebbe portare ad una discesa ulteriore del petrolio. Ed eccolo qua che ieri infatti il petrolio fa una bruttissima candela, perde il 4%, si era riportato a 39,76, oggi recupera un pochino, sta adesso in questo momento ha fatto un più 1%, recupera un terzo della candela negativa, ma fatto sta che il petrolio continua. Vi ricordate qua questa struttura? La struttura è importantissima. Perché questa struttura è importante? Per chi non ha seguito le dirette passate, è importante perché quella struttura altro non è che il point of control, eccolo qui, di questo trend ribassista che si era andato a creare. Quindi qua è dove seller andranno a difendere la loro posizione. Vedete che il prezzo, infatti, aspettate che è un po' più bassa, la stavo mettendo meglio, vedete che il prezzo già ha sentito questa resistenza in un'occasione qua con la candela del 18 settembre, poi di nuovo con la candela vicino alla candela del 9 ottobre, poi ancora il 20 ottobre. Vedete, ogni volta che ci è arrivato è ricaduto, quindi ha formato questo canale il petrolio. E qui sono sul future di dicembre del petrolio, ecco perché vedete questo prezzo. Siamo comunque in questo momento sopra, al di sopra dei 40 come valori, vedremo se piano piano riuscirà a recuperare. Una cosa però la dobbiamo dire: qua c'è stato il golden cross, quando la media a 50 periodi passa sopra alla media a 200 periodi, cosa che non avveniva. Vedete che qui era avvenuta a gennaio del 2020, e poi qui c'era stato il dead cross, quando la media a 50 periodi passa sotto la media a 200 periodi, il 3 marzo, quando c'era stato poi il crollo del petrolio. Quindi situazione veramente veramente a rischio per il petrolio, e vi dico, oggi potrei qua, magari ne parlo, ne posto l'idea sulla trading room con gli studenti, perché qui si è formato un canale che potrebbe essere ottimo se la volatilità implicita è alta per
strategie con le opzioni in vendita, soprattutto strategie non diciamo né rialziste né ribassiste. Vabbè, staremo a vedere questo. Allora, torniamo un secondo alle notizie. Dati del Canada, oggi sono usciti due dati importanti. Guardiamo prima l'inflazione, Consumer Price Index. L'inflazione è aumentata su base annuale, year over year, a settembre, è aumentata, è arrivata allo 0,5%, considerate che in agosto era 0,1%, quindi sta aumentando. Ci dice anche il dato che, escludendo il carburante, il Consumer Price Index è aumentato dell'1% in settembre, e che vuol dire un incremento dello 0,6% rispetto ad agosto. Quindi l'accelerazione, questo aumento di prezzo, da che cosa è dovuto? Perché, come vi dico sempre, non è tanto il Consumer Price Index in sé, in termini assoluti, il dato importante che dobbiamo andare a tracciare, ma quali settori e quali industrie hanno quali settori hanno portato all'aumento dell'inflazione. E quello che ci dice il dato è che i trasporti, le attività ricreazionali, l'education, le letture sono tutti componenti che sono andati verso l'alto. Vi ricordate invece che l'inflazione in Italia aveva, proprio nella parte di education and reading, era in deflazione, quindi era negativa? Invece evidentemente è diversa la situazione qui. Andiamola a vedere il grafico, eccolo qui, con, vedete qua i vari riparti, qui food, shelter, household operation, sono tutte quante positive. In negativo sono l'abbigliamento e footwear, i trasporti sono in negativo, in negativo la parte di recreation, education and reading, quindi scusate, ho letto male, ma è negativo come l'Italia, che vi ricordate vi avevo detto, cavolo, ma proprio in un momento in cui bisogna ancora di più investire su se stessi, perché magari si ha un po' più di tempo e si ha la possibilità di leggere di più, di studiare di più, possibile che stiamo investendo meno? L'essere umano veramente fa le cose opposte che andrebbero fatte, no? In un momento in cui è ancora più importante investire sulle proprie conoscenze, perché magari ci si deve reinventare, ci si deve riproporre sul mercato, riposizionare, che si fa? Si spende meno nel settore education, nel settore dei libri, dei corsi, eccetera. Secondo me è assurdo. E invece vanno sempre alla grande, che cosa? Gli alcoholic beverage, quindi le bevande alcoliche, il tabacco, i prodotti di tabacco, e addirittura in Canada, perché è legale, la cannabis per a scopi ricreativi. Vabbè, dato importante anche sul housing price index. Sapete che mi piace molto controllare sempre quello che è il prezzo delle case nelle varie nazioni, perché solitamente tende ad essere un po' un indicatore importante. E come questo è un fenomeno che stiamo guardando e stiamo vedendo, vi ricordate, in Italia i prezzi delle case sono aumentati, in UK i prezzi delle case sono aumentati, qua in Olanda i prezzi delle case sono aumentati, e anche in Canada abbiamo la conferma, anche in America l'abbiamo visto insieme, anche in Canada i prezzi sono aumentati a settembre dell'1,2% rispetto ad un incremento che abbiamo avuto ad agosto dello 0,5. Considerate che questo è il salto più alto degli ultimi 14 anni. Molto molto importante questo dato. Vedete, la regione di Victoria ha fatto un più 2,5%, Hamilton un più 2,3%, e gli incrementi più grandi sono stati ad Ottawa, Charlottetown. Perché? Ce lo siamo detti tante volte, no? I prezzi perché aumentano delle case? Innanzitutto perché stiamo con tassi di interesse che sono praticamente prossimi allo zero, quindi sono molto bassi, ed è molto conveniente fare debito, se ovviamente ce lo si può permettere, se le banche lo accordano il debito. Quindi tassi di interesse basso è sicuramente una considerazione da fare. E un'altra considerazione da fare è che si sta creando anche un altro fenomeno, che è quello che molte persone che magari erano in affitto nelle grandi città, durante questo lockdown e questa pandemia, vivere, ragazzi, dentro 50 metri quadri, 40 metri quadri in una grande città che è praticamente morta, immaginate Londra, immaginate New York, Manhattan, la stessa Amsterdam, qui stare confinati in case piccole con affitti altissimi, tra l'altro parliamo di migliaia e migliaia di euro. Considerate che qui ad Amsterdam stare al centro con un monolocale di 50-60 metri quadri vuol dire pagare circa 1.800-2.200 euro al mese. Pagare tutti quei soldi, molti che cosa hanno fatto? Sono tornati invece un po' fuori da queste grandi metropoli e hanno invece prediletto case più grandi, magari case con giardino, tanto voglio dire, se bisogna lavorare in smart working, se bisogna stare
in ufficio non bisogna più andarci, se tanto la città non offre più la possibilità di andare al ristorante, in teatro, al cinema, eccetera, tanto vale che me ne sto in una casa che è più grande, più confortevole, che magari c'è il giardino, che magari c'è il terrazzo, e allora questo è il momento giusto, e allora casa me la compro. Questo potrebbe essere un fenomeno che spiega perché stanno aumentando i prezzi. Aumentano i prezzi perché c'è tanta richiesta, ragazzi. Ok, torniamo indietro. Un altro dato negativo in Germania, vi ricordate in Germania, ragazzi, ci dicevamo cavolo, questi tedeschi sono estremamente ottimisti nei riguardi della fiducia dei consumatori sulla ripresa economica. Bene, il dato frena, rallenta. Infatti il GfK, che è l'istituto Growth for, from Knowledge, fa uscire un report che mostra una percentuale a ribasso sulla confidenza, sulla fiducia dei consumatori, e ovviamente la paura è quella di un secondo lockdown, di questi aumenti che ci sono sui contagi. In Germania anche ce ne sono davvero davvero tanti, e quindi il forecast era del meno 3.1 punti per novembre del 2020 e stiamo ad 1,4 punti più bassi rispetto ad ottobre. A ottobre eravamo a 1.7, quindi è peggiorato molto questo dato. È uscito anche il consumer confidence qui in Olanda. Mi ricordavo di averlo monitorato, ma non lo vedo qui, magari ve lo pubblicherò oggi su Instagram. Comunque anche in Olanda la fiducia dei consumatori è scesa rispetto al precedente mese, quindi Germania e Olanda, ragazzi, parliamo di due economie forti. L'Olanda sì è piccola, sconfrontata alla Germania, ma comunque è un'economia robusta, è un'economia solida, c'è tanta ricchezza in Olanda, e il fatto che ci sia sempre meno fiducia da parte dei consumatori è sicuramente da tenere in considerazione.